La seconda metà degli anni 70 nella storia della Formula 1 è caratterizzata dalla ricerca della trazione, dell'inserimento in curva e soprattutto della percorrenza di curva. Prima dell'effetto suolo, prima delle invenzioni di Colin Chapman, qualcuno attraverso la meccanica, ovvero il lavoro sulle sospensioni e sugli assali, cercò di risolvere questi problemi. La TRLP 34 è stata ed è un'icona della storia della Formula 1. Pierluigi Martini le ha scovate entrambe, sia la P34-1 sia la P34-2, quella sulla quale lavorò Maurice Philippe, che è la vettura che abbiamo alle spalle, inseguendole per lungo tempo, vetture rarissime delle quali non ti penti, perché mi dicevi che ancora oggi per guidarle si provano delle sensazioni molto particolari. È dolcissima come vettura. Sì, la macchina è perfetta, è una macchina tecnicamente molto piacevole da guidare. Avevano ottenuto, come hai detto te, il massimo della meccanica e quindi erano perfette nella meccanica. Dopodiché c'è stato l'evento dell'aerodinamica, hanno trascurato la meccanica a favore dell'aerodinamica, però le macchine sono meno divertenti da guidare, meno piacevoli quelle aerodinamiche. Io ho la fortuna di poter guidare adesso tutte queste vetture, quindi mi rendo conto di quelle che sono state le differenze dell'evoluzione tecnica. Piero, questa è una vettura che ha preceduto di fatto il tuo ingresso nel mondo della Formula 1 di una decina d'anni. Eri davvero un ragazzino. Se pensiamo che questo progetto avrebbe potuto essere sviluppato ed si è bloccato per i problemi della fornitura delle gomme, viene un po' da star male. Sì, si è bloccato perché non sviluppavano le sei ruote, diciamo le quattro ruote piccole davanti, anche perché poi gli altri si erano messi a fare le quattro ruote piccole posteriori, perché c'è da dire una cosa, che quando hanno costruito questo progetto si credevano che con le quattro ruote piccole davanti avessero più meno attrito con l'aria, quindi si pensava che potesse essere più veloce nel rettilineo e potesse avere più impronta in curva e quindi avere più direzionalità e più velocità. Poi in pratica invece, perché allora non c'erano le gallerie del vento, si dimostrò che non era così, perché era migliore come inserimento e difatti la macchina andava molto bene nei circuiti lenti, però a livello di velocità in rettilineo era uguale alle altre. Quindi gli altri, vedendo questo, pensarono che l'attrito all'aria era dato dalle ruote posteriori e si misero subito a progettare le quattro ruote posteriori. Allora a quel punto la Goodyear, che era l'unico fornitore in Formula 1, disse: ma se dobbiamo fare lo sviluppo di quattro ruote piccole posteriori, di quattro ruote piccole anteriori e delle quattro ruote tradizionali, non ci stiamo dietro. Allora a quel punto subentrò la federazione e disse: le macchine devono avere quattro ruote, punto. Quindi la P34 è stata quella macchina che ha praticamente corso e vinto in Formula 1 con sei ruote. Poi c'è da dire una cosa, che questo fatto qui ha stimolato anche il grande genio Colin Chapman, il quale ha detto: ma ragazzi, se volete avere più velocità in rettilineo e più tenuta di strada in curva, vi faccio vedere io come si fa, ci vuole l'effetto Venturi. E nacquero le minigonne, che praticamente erano due bandelline di plastica che facevano sì di avere meno carico aerodinamico in scorrevolezza, quindi meno CX e molto più downforce in curva. Quindi questa cosa qui poi ha portato alla creazione delle gallerie del vento e allo sviluppo, e diciamo ha portato il mondo della Formula 1 più sul concetto aerodinamico che su quello meccanico. Sì, la leggenda narra che l'epoca dell'effetto suolo sia nata in una discussione tra Colin Chapman e un suo ingegnere, che era Tony Arad, con un cucchiaino, uno dei due dimostrò all'altro che con un'ala rovesciata si otteneva l'effetto opposto del decollo, ma si teneva ben premuta al suolo la vettura. E di fatto questo è stato, diciamo, l'ultimo tentativo rivoluzionario prima del 1977, dove si iniziò a intuire il lavoro di Chapman sulla Lotus, e poi 78-79 con i suoi due modelli. Esatto, questo
e sono stati passaggi fondamentali della tecnologia in Formula 1. Poi dopo si è arrivati all'elettronica e chi più ne ha più ne mette, insomma. Però queste sono macchine molto divertenti da guidare, molto piacevoli, quindi io mi diverto a guidare queste macchine e ti dico che ritorno un po' un bambino quando vado su queste. Ricordiamo, progetto originario della P34 di Derek Gardner, questa qui che è la seconda versione, venne sviluppata da Maurice Philip, che allargò, mi sembra, le carreggiate soprattutto rispetto alla precedente. Allargò le carreggiate perché appunto la Goodyear non faceva più lo sviluppo, quindi loro avevano dei problemi, che avevano migliorato le gomme dietro, perché le gomme dietro continuavano a essere sviluppate per quelle a quattro ruote, e quindi l'anteriore era rimasto indietro, e allora per soccombere ai problemi che avevano di bilanciamento iniziarono a allargare la carreggiata senza però ottenere risultati di rilievo. L'anno migliore è stato il primo anno, certo, il 76. Hanno vinto in Svezia, doppietta. Hanno vinto in Svezia, sono arrivati 8 volte secondi, sono arrivati terzi e quarti nel mondiale, piloti, e quindi la macchina era molto performante. Poi dopo nel 77 la Goodyear ha abbandonato lo sviluppo e quindi hanno avuto solo 4 risultati positivi. Però diciamo che adesso, con lo sviluppo delle gomme che hanno fatto l'Avon, per il campionato storico, la macchina si è ribilanciata ed è completamente perfetta. È sempre una questione dei soldi, perché la Goodyear, se avesse potuto produrre, quindi guadagnare industrialmente queste dimensioni di gomme, avrebbe continuato e avrebbe evoluto, e chissà, forse avremmo avuto un'altra storia della Formula 1. Mettiamo anche con l'avvento delle 4 ruote motrici, cosa che venne vietata ben prima dell'ingresso della Tyrrell P34 nel mondo della Formula 1. Grazie Piero. Grazie.